già successo che abbiamo ricevuto, se vi ricordate, un pezzo di Corano che è stato bruciato. Era già successo nel novembre scorso, ora il copione è praticamente identico. Il Centro Culturale Islamico Darus Salam di via Duca d'Aosta a Monfalcone ha ricevuto una nuova lettera di minacce. In una busta trovata ieri sera dall'imam nella cassetta delle lettere c'erano due pagine del Corano, la prima semi bruciata, l'altra lordata apparentemente da feci. A parte anche un foglietto con una scritta volgare e irrispettosa sul sacro testo, contenente anche un errore, la parola cristiani scritta con due R. È stato questa volta mandato anche un messaggio molto brutto che faccio fatica a leggere qui davanti a voi in questo centro in cui stiamo per fare la preghiera di Maghrib. Il portavoce della comunità musulmana di Monfalcone, Buconate, nell'annunciare l'intenzione di sporgere denuncia al locale commissariato di polizia, ritiene che l'episodio sia ancora una volta figlio di un clima d'odio creato in città e auspica che tutte le istituzioni prendano le distanze da questo gesto inqualificabile. Ci hanno mandato che un segno veramente di inciviltà al massimo, proprio inciviltà al massimo. Però c'è gente che si diverte così nella vita, gente che non si riesce a qualificare e a capire il perché e cosa stanno cercando in questo mondo.